E questo cos'è? Cosa? Di là c'è la camera dei ragazzi. Ma che bastardi! Ma sono dei porci! Cioè, ci hanno visto nude! Ma io che pensavo che Marco stesse diventando una persona sensibile, altro che! Già, sensibile alle nostre curve. Oh mio Dio, Eva, ma dove siamo finite? Non lo so, ma questa volta non la passano liscia, te lo posso assicurare. Ma che devo fare, Giulia? Eh? Che devo fare? Non lo so. Cioè, tu lo sai quello che io penso di Sergio, però è il padre delle mie figlie, ma io come faccio a lasciarlo da solo in un momento così delicato? E poi devo trovare anche il coraggio di dirlo alle ragazze, non lo so io. È tutto così improvviso, così inaspettato, ma sento che non posso farlo morire da solo. E noi fra pochi giorni dobbiamo sposarci? Io mi sento un mostro. E le ragazze, ma come faranno a stare qua a Roma sapendo che lui è a Milano? Non lo so, vorranno stargli vicino, vorranno stare con lui, no? Mi stai odiando, vero? No, non lo dire neanche per scherzo, amore. E allora aiutami, perché non so cosa devo fare. Lucia, voglio che tu sappia una cosa. Qualunque decisione prenderai, io ci sarò. Vicino, lontano, io ci sarò. Tra un mese, tra 2 anni, io ci sarò. Sempre. Ops, scusate. No, no. Vieni, entra pure. Mi volevo fare una doccia, mi serve il bagno. Tutto bene? Tutto a posto, non ti preoccupare. Sei sicuro, papà? Vai, dai, Marco lì, su. Che ne so, Giulio manderà la mamma a chiedere spiegazioni. Sì, perché dici che di persona si vergogna. Sì, sì, sì. Oddio, dai, siamo. Dai, corri, aspetta. Avanti. Scusate ragazzi, posso? Ciao mamma. Ciao. Vi dovrei parlare un attimo. Allora, noi volevamo fare uno scherzo a Marco e non sapevamo però che ci fosse Giulio nella doccia. Non so di cosa state parlando, ma non credo che si tratti della stessa cosa di cui devo parlarvi io. Mamma, che c'hai? Mamma, ci stai spaventando? Giulio ed io non ci sposiamo più. E noi dobbiamo tornare a Milano.